Bentornati su Sirius, ragazzi, la rubrica dedicata al mondo delle serie TV. È da tanto che non faccio video, sembra il tempo giusto per girare questo piccolo vlog, spero breve, perché è un vlog da fan, è un vlog da persona indignata, è un vlog che ha scoperto che una delle sue serie TV preferite è stata cancellata. Netflix, ma perché? Perché cancellare Sense8? Oggi infatti parliamo di questa serie TV, forse una delle migliori serie TV targate Netflix, che è stata all'improvviso cancellata. Il motivo, i costi esagerati della produzione, che effettivamente è alquanto esagerata, è alquanto mastodontica, e ha costretto Netflix a girare in più di 10 paesi diversi questo show, che vede protagonisti 8 persone sparse per il globo, che condividono la percezione del reale, condividono la propria mente, il proprio sapere, insomma, quasi come se fossero collegati in una maniera telepatica, come se fossero tanti computer interconnessi fra loro e che condividono fra loro quasi tutto. È una serie TV che tocca temi importanti: diversità, gender, fratellanza, connettività, globalizzazione. Tocca temi attuali, tocca temi perenni forse, ed è stata girata in una maniera quasi innovativa perché, come dicevo, la troupe, la produzione, si è spostata nei diversi paesi con tutto il cast per girare le scene in cui magari loro sono contemporaneamente in più posti, e quindi insomma è una cosa veramente immane. Però d'altro canto parecchio innovativa, parecchio brillante, che fa vedere tutto il genio che c'è dietro i fratelli, le sorelle Wachowski. Sì, perché hanno cambiato la entrambe sesso. Quindi la cosa mi ha lasciato parecchio perplesso, perché come si fa a cancellare un prodotto che funziona, un prodotto che è stato osannato sia dal pubblico che dalla critica? E quindi lascia perplesso come una serie TV che ha una così grande risonanza venga all'improvviso cancellata. Si sa, Netflix ha delle politiche particolari, anche perché è proprio padrona del proprio destino, in quanto non deve dar conto a inserzionisti o pubblicitari vari, ma decide in base a delle regole che sanno solo loro, in base a delle statistiche che sanno solo loro, in base ai risultati che sanno solo loro, perché insomma non pubblicano praticamente nulla. Però quello che è successo dopo l'annuncio ufficiale ha dell'incredibile, perché l'internet si è scatenato, sono nate petizioni per cercare di evitare il peggio, e la cosa assurda è che dopo 2 giorni, stamattina, il 4 giugno, internet è spaccato fra chi si concentra sulla finale di Champions League persa dalla Juve e chi invece vuole il ritorno di Sense8 e il proseguo di questa serie, che effettivamente con la seconda stagione era entrata molto più nel vivo della narrazione orizzontale e ci aveva preso. Non vi nascondo che aveva preso. Nonostante avessero annunciato che la terza stagione sarebbe arrivata molto più in là, perché ovviamente i tempi di produzione erano abbastanza lunghi, ma ecco, la cancellazione è stata un fulmine a ciel sereno. E stamattina l'internet si è scatenato talmente tanto che Netflix sembra aver ritrattato, perché ha proposto sul proprio account Twitter un sondaggio in cui propone ripescaggio, chiamiamolo così, delle serie TV in cancellazione. Le serie erano Marco Polo, Bloodline, Get Down e Sense8. Ora, per quanto io apprezzi Bloodline, una serie TV che ho trovato incredibile, fatta benissimo e quello che vi pare, bella per l'amor di Dio, un po' lentuccia però bella, Marco Polo, per quanto sia un tema che a noi italiani possa sembrare caro, c'erano anche attori italiani, ma là c'è il tempo che trovo, perché a me francamente non è che mi abbia fatto impazzire così tanto. Get Down neanche l'ho vista, e Sense8, insomma, io ci sono andato a cliccare su, ed è stato un plebiscito, almeno l'ultima volta che ho guardato il sondaggio, perché il 90% delle preferenze si muoveva proprio su
Sense8, mentre il restante 10 era spalmato sulle restanti opzioni. Quindi Netflix, perché? Cioè, qualcuno me lo spieghi, perché? Io capisco tutto, capisco i soldi, ma cioè, come si fa a cancellare un qualcosa che funziona? Sì, ho capito, costa, ma il vostro sistema di produzione e guadagni, io non so come funzioni, ma cioè, lo sapevate che era una serie che vi sarebbe costata tanto, quindi perché cancellarla ad un certo punto se funziona? È come cancellare Narcos all'improvviso. Dico, a me non piace Narcos, ma funziona. Quindi non lo so, voi cosa ne pensate? Rispondetemi giù in un commento, perché io sono curioso di sapere quello che si muove, quello che pensate voi. Vi prometto che forse quest'estate riuscirò a girare più video, in modo tale che riuscirò a mantenere un palinsesto un po' più interessante, anche perché in una maniera un po' strana vi continuate a iscrivere al canale, lentamente, ma vi continuate a iscrivere al canale, quindi la cosa mi sorprende parecchio. E niente, era giusto uno sfogo, era giusto una chiacchierata mentre sono sulla spiaggia qui, mentre piove, a Timmendorf e dal paese di Wolfgang è tutto.